Bentornati a Mediterranea, la rubrica della nuova TV che vi parla di alimentazione e benessere di Basilicata. Bentornati a Giussi. Bentornati a tutti. Ora, oggi è una puntata molto importante perché eh, è una puntata che precede la Pasqua. Eh, la Pasqua sappiamo che è una festa che ha un simbolo, o meglio un significato per noi, eh, cristiani e nella nostra tradizione lucana ci sono tante cose che possono essere raccontate anche dal punto di vista dell'alimentazione, ma abbiamo deciso di parlarvi di un dolce, un dolce che non è proprio lucano, ma è entrato a pieno titolo nella nostra eh, tavola pasquale e sono le uova di Pasqua. Le uova da sempre eh, l'uovo da sempre rappresenta il simbolo della Pasqua perché in sé c'è il significato del cambiamento, della risurrezione. Ma questo, eh, questo simbolo, questo significato è stato ereditato un po' da ciò che avveniva già nel L'antichità, quindi, già gli antichi greci, ancora prima gli egiziani, solevano scambiarsi le uova come simbolo di cambiamento, di augurio, di buon auspicio. E questo simbolo è, ha incontrato il gusto del cioccolato. Cioccolato che invece, pensate un po', ha origini. Eh, americane nel Sud America veniva eh, un'origine un millenaria, veniva eh, come dire lavorato già eh, la pianta di cacao, veniva lavorata già dagli antichi Maya, dagli antichi Aztechi, Quindi eh, anche in questo caso eh, le, le due cose hanno origini veramente molto antiche. E le fave Christophe... venivano anche utilizzate come come moneta. Sì, era, eh, talmente era preziosa era <ride> una moneta era di preziosa. scambio eh, Cristoforo Colombo poi l'ha portato in Europa e in Europa invece abbiamo iniziato a lavorare il cacao la farina di cacao come cioccolato ecco Luigi XIV ha unito alla sua corte le due cose, il primo uovo di cioccolato sembra essere apparso sulla corte di, eh, la corte di Luigi XIV il re sole e quindi da lì poi è diventato un simbolo pasquale eh, la sorpresa invece ha origine russe sì. Alla corte dello zar, eh, l'ultimo zar di Russia, c'era un noto refice Fabergé che eh, produceva ogni Pasqua un uovo da regalare alla moglie della, dello zar e queste uova non erano di cioccolato ma erano di, eh, di materiali preziosi, platino, avorio, ecco sì. l'uovo sì, Fabergé famosissimo, sì. all'interno di queste uova matriosche veniva messo poi un oggetto dorato, di oro anzi, e che quindi rappresentava la sorpresa per la zar, quindi, Uh, le uova di cioccolato hanno poi contenuto una sorpresa, forse meno preziosa di quelli, quella dello zar, <ride> sì. E nell'Ottocento, fino all'Ottocento, a Torino, sembra che sia apparso il primo uovo di cioccolato con un oggetto dentro che viene regalato a Pasqua. Quindi ecco qui la storia delle uova di cioccolato. E il, il cioccolato, sai qual è il nome scientifico del cioccolato? No: Teobruma cacao. Che vuol dire è il cibo degli dei quindi perché? Perché il cioccolato e il cacao sono buonissimi. Trovami tu qualcuno a cui non piace la cioccolata, saranno, saranno rarissime persone. Sì, è vero. È vero. E la, la bacca del cacao è, ha una. Una buccia rugosa, spessa e di colore violaceo è simpaticissima da vedere sul, sugli alberi. All'interno di questa bacca si trova una polpa bianca zuccherina all'interno della quale ci sono questi semi di cui parlavamo prima, quindi le fave del del cacao che vengono chiamate anche uh, mandorle, uh, però le, la fava del cacao è molto amara, ha un sapore molto amaro e astringente, quindi uh, il cacao deve essere lavorato. E la lavorazione prevede una prima fermentazione, poi fa, la fava viene fatta le fave vengono fatte essiccare. Dopodiché eh, si ha eh, quindi la tostatura eh, e eh, la, la, poi si ha, si ha dopo la tostatura il, queste fave vengono frantumate e poi si ha la concatura. Eh, che cos'è la concatura? È un processo con il quale questo cacao diventa fluido, quindi diventa cioccolato fluido. E questo processo è stato inventato da uno svizzero. Mm -hmm. perché beh, del, resto, <ride> eh, del resto la cioccolata svizzera è, è rinomata. È rinomata che si chiamava Lint. Eh, non so se eh, è parente. Il <ride> cioccolato è. lindo, penso di sì. E la, questa bella concatura avviene proprio in una conca, una specie di conca dove questo cioccolato viene, eh, diciamo, cullato per farlo diventare fluido. Poi ci sono dei processi fisici che permettono di separare un po' la pasta del cacao dalla, dal burro, che poi verrà aggiunto in quantità diverse, dipende poi dalla tipologia di, eh, di cioccolato che si vuole ottenere. In questa fase viene anche, vengono aggiunti anche gli ingredienti. Per avere il, cacao, il cioccolato fondente verrà aggiunto lo zucchero solamente, per avere invece quello al latte, sia lo zucchero che, che il latte, poi possono essere aggiunti anche altri uh, aromi o comunque delle, delle spezie. Uh, dopodiché viene la, 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 il cioccolato viene raffreddato e quindi uh, si solidifica e otteniamo quella che è la barretta, le barrette che uh, troviamo anche in commercio. O le uova. O le uova, caso. in questo caso, sì. Vabbè, adesso si fanno tantissime forme con, sì, certo. uh, con la cioccolata. Il coniglio pasquale. Il, no, il coniglio pasquale, del... ottimo. <ride> è la... Per quanto riguarda invece la, diciamo, i macro e i micronutrienti presenti nella, nel cacao e nel cioccolato, diciamo che varia un po' dalla, Se parliamo di cacao amaro, se parliamo di cioccolato fondente o cioccolato al latte, però diciamo in generale abbiamo eh, una, una certa quantità di grassi, soprattutto grassi saturi, sono presenti anche i fitosteroli. Eh, per quanto riguarda le proteine. Ehm, Abbiamo una quantità che va da 10 grammi circa eh, su 100 grammi di cacao amaro, un po' meno rispetto invece nel, nel cioccolato fondente e poi abbiamo, eh, anche nella, le troviamo anche nel cioccolato. Al latte, dove troviamo anche le proteine della, del latte. Del latte certo. uh, per quanto riguarda i carboidrati, um, varia molto a seconda sempre della tipologia di cioccolata e uh, troviamo soprattutto saccarosio e. perché eh, mm, lo zucchero ce l'aggiungiamo, insomma, eh, non sì, è chiaro? È il il cacao amaro. Sì, perché quello nella. diciamo che la, scusami, la, i carboidrati presenti nelle fave proprio del cacao, che sono soprattutto fruttosio, glucosio, vengono poi consumati durante la, la, lavorazione. la lavorazione, quindi non è quello che troviamo, ma troviamo saccarosio e nel cioccolato fondente, poi nel cioccolato al latte abbiamo anche il lattosio. In aggiunta dunque. In aggiunta, sì, sempre in aggiunta. Uh, sono presenti anche sali minerali come il ferro, il manganese, il magnesio, sono presenti vitamine del gruppo B, la vitamina E, la certo. vitamina A uh, e sono presenti soprattutto nel cioccolato fondente un'alta quantità di uh, antioss sostanze antiossidanti, di polifenoli, che danno proprio quel sapore amaro e astringente. Um, inoltre, uh, una curiosità, è anche, sono presenti anche delle sostanze, uh, diciamo, Energizzanti eh, e stimolanti, come può essere la caffeina, ma anche la teo teotombrina, sì. è, è presente anche uh, una sostanza, delle sostanze che sono simili alla. Alla, dalle mine biogene mm -hmm. e queste sono, danno quella sensazione di, uh, di vitalità e di il benessere, uh, di benessere quando si mangia il cioccolato. Uh, inoltre è ancora poco studiata, però uh, hanno trovato un lipide che mh, si pensa che si possa legare agli stessi recettori dei cannabinoidi, quindi dei recettori di alcune sostanze, uh, diciamo, di alcune droghe, di alcune tipologie di Beh, droghe il capiamo, insomma, sì, si capisce. E quindi questo può certo. dare quella, quella sensazione, quella come posso dire la... ci dà un po' di. Che ci può dare? Un po' di tranquillità di, eh sì, di, di tranquillità, occupare... di benessere. Vabbè, se continui fra poco lo rendono, <ride> lo rendono, Sì, però vietato. può dare un po' di dipendenza, sì. ecco dalla, Vabbè, diciamo dalla che cioccolata. Sì. Parliamo sempre di tracce, ovviamente. Sì, sì, sempre di tracce. Probabilmente certo. è proprio quello che rende anche questo alimento cibo degli dei, insomma, poi venivano sì. un po', eh, a ad avere un contatto con il divino. Ci sono altre cose che ci vuoi aggiungere? No, basta, non dico Vabbè, no, perché se no ce lo rendono pure illegale il cioccolato. No, <ride> no, no, invece è vero quello che dice Giussi, ovviamente ci sono molti studi scientifici che dimostrano la, 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 la bontà salutistica del cioccolato, in modo particolare dei suoi eh, antiossidanti, che mi ci ricordava Giussi, i, i flavonoidi, che eh, sembra migliorino l'insulino resistenza, quindi nella terapia diabetica possono essere d'aiuto, eh, per quanto riguarda invece sempre um, questi antiossidanti c'è sicuramente um, un intervento positivo sull'abbassamento dell'LDL, il colesterolo cosiddetto cattivo e addirittura possono favorire l'innalzamento del colesterolo buono, quindi nel trattamento delle dislipidemie possono essere d'aiuto e uh, anche nel, nel cioccolato c'è questa attività di, uh, di alcune molecole di poter formare, aiutano a formare, sono dei precursori dell'ossido nitrico, che sappiamo essere un vaso dilatatore perché agisce a livello dell'endotelio, quindi migliora sicuramente la salute cardiovascolare e aiuta nei casi di ipertensione arteriosa. Uno studio italiano invece ha dimostrato, ha dimostrato che l'utilizzo di 70-80 grammi di cioccolato fondente al giorno diminuisce i livelli di PCR, che è la proteina C reattiva, che è un marker dell'infiammazione generale. L'unico difetto che eh, c'è in tutto ciò che è che il cioccolato... E questo l'ho detto prima perché eh, non volevo spaventarti, è eh, però 100 grammi di cioccolato fondente ha circa 500 kcal, mm. di cioccolato al latte siamo sulle 600 kcal, eh, quindi... Diciamo quindi eh, aggiustiamo eh, una cosa eh, 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 e ne, ne roviniamo un'altra. Un ecco perché ci viene incontro l'industria estrattiva di un tracerio, un po' come il gruppo di lavoro del professor Milella, eh, insomma, sì. che da ciò che eh, è la materia in sé, dall'alimento, si estraggono quindi principi nutrizionali positivi, e ce ne sono diversi che vengono estratti a questo punto dal cacao proprio per evitare questo carico di calorie che ci danno i risultati che poc'anzi vi ho detto. Però c'è anche una dose. Vogliamo chiamarla così, sì, di cioccolato quantità, accettabile, sì. 10-20 grammi al giorno. Di cioccolato ehm. fondente. Di cioccolato almeno al 72%, sembra che dia nel lungo termine questo aspetto positivo, diciamo, questi aspetti positivi. Eh. Nella, eh, abbiamo abbiamo parlato già che nella donna in menopausa, lo ripetiamo: il cioccolato è anche una fonte di triptofano, che è un aminoacido, eh, da cui deriva la formazione della serotonina, che è il. L'ormone del buon umore, del benessere. Quindi, diciamo, ecco perché probabilmente molte persone che si sentono un po' giù hanno bisogno di avere questa iniezione di. Ptofano, ptofano, niente ptofano, di illegale per questo niente caso niente di illegale quindi... ma anche prima niente di illegale sì, <ride> come possiamo conservarla questa, eh, questa cioccolata? Boh. allora il cioccolato può essere conservato a lungo l'importante è che viene conservato come dice sempre Raffaele in luogo fresco e asciutto. asciutto tutte le etichette scrivono così <ride> Tutto lo diciamo sì perché ciò che teme di più il cioccolato è proprio l'umidità e il calore mm. uh, d'estate è meglio conservarlo in frigorifero e diciamo che quella patina bianca che si vede sul, sul cioccolato non è, è nient'altro che il burro di cacao che affiora che però non, non, non rovina poi la qualità e, la, e le flavor della, della cioccolata, non vi, non vi preoccupate. Uh, una curiosità sulla cioccolata, però, che è vero che non è un prodotto della basilicata, però sì. c'è una... È, hanno è avuto stata una, una buona idea, idea qualche sì. anno fa, a cui ho presentato anch'io questa idea, ho avuto sì. questo piacere questo onore, di un giovane imprenditore lucano, il primo all'epoca, adesso ci sono già tanti sì, hanno, tentativi mh. di... Insomma, non voglio dire imitazioni, è stato no, seguito, è stato seguito. Che ha abbinato il cioccolato fondente al peperone crusco mm. e lo ha realizzato in Svizzera eh, con un maestro cioccolatiero svizzero, uno dei, come diciamo, il, 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 il cracco del, del, dei, cioccolatieri, dei cioccolatieri, proprio uno sì. dei. al massimo livello, che hanno combinato la giusta dose di eh, peperone crusco e cioccolato fondente. E sembrerebbe che è stato molto apprezzato dal mercato, soprattutto europeo, e che stia avendo una buona fortuna. Adesso si trovano addirittura anche i propri peperoni cruschi glassati, sì, glassati al cioccolato. Al cioccolato sì. Però diciamo all'epoca, l'epoca, all non è che stiamo parlando di mille anni fa, parliamo di 5-6 anni fa, se non sbaglio, sì, è stato forse il primo. Sì, ma anche che viene utilizzata anche per fare le colombe, hanno utilizzato questa, ah, cioccolata, questa cioccolata con, con, con il peperone crusco per fare delle colombe. Proviamo un po' di lucanità in, in tutto, un po' in poi tutto, che i sì. dolci pasquali, colombe, pastiere, eccetera, li mangeremo, adesso abbiamo dedicato un po' questa puntata sì, alla alla, al cioccolato e sperandovi di di avervi interessato. Se ehm, vi va di rivederla, potete andare sulla playlist della Nuova TV eh, Mediterranea, oppure potete vedere la stessa puntata in streaming ehm, sulla Nuova.net, uh -huh. oppure sul canale 12 del, digi del Digitale Terrestre. Noi vi auguriamo una buona Pasqua e vi aspettiamo alla prossima puntata. Auguri! Buona Pasqua!